A Vogogna fa paura il rio delle chiese, il maltempo che ha continuato a flagellare l'Ossola nel pomeriggio ha paurosamente fatto ingrossare il rio delle chiese a Vogogna a causa di una frana che si è staccata in quota. L'amministrazione comunale ha disposto le chiusure delle vie prossime alla chiesa del Sacro Cuore. Alcune famiglie sono state allertate per una possibile evacuazione, si monitora la situazione, la protezione civile, il personale del comune è sul posto. Il sindaco Enrico Borghi è in costante contatto con il suo vice Dotta e sta rientrando da Roma per seguire in prima persona la situazione. Non riaprirà almeno fino a sabato la statale 34 del Lago Maggiore, chiusa da questa mattina alle 10 a Cannobio per una frana precipitata sulla carreggiata. I rocciatori da oggi pomeriggio hanno iniziato a lavorare per valutare la stabilità del versante, ma ci vorranno alcuni giorni per la riapertura. I sassi hanno sfiorato le auto che transitavano ed è stato un miracolo che questa volta non ci siano state vittime. Sì, perché il luogo della frana, località Puncetta, è lo stesso in cui il 18 marzo 2017 massi staccatisi dal versante travolsero e uccisero il motociclista svizzero Roberto Rigamonti, 68 anni, di Bellinzona. È attesa nella notte l'esondazione del Lago Maggiore sulla passeggiata di Pallanza di fronte al municipio. Allagamenti previsti in nottata o nella mattinata di domani anche per i quartieri Riviera e Santa Monica ad Arona. Già fuori il lago nell'area dei Giardini a Domegna, ora riflettori puntati sul parcheggio dell'ospedale e sui lungolago Bozzi e Gramsci. Per allagamenti chiusi in Ossola diversi tratti di strade provinciali, nuove auto danneggiate dai buchi in superstrada, ARPA ha alzato l'allerta a livello 2 per le nuove piogge previste. Degrado al cimitero di Domodossola, la segnalazione arriva dall'ex consigliere comunale Mario Militello, che ha scritto al sindaco Lucio Pizzi. Militello ha allegato alla missiva una serie di foto che testimoniano la pessima condizione in cui versano i percorsi pedonali all'interno del Camposanto. Militello parla di una situazione di trascuratezza a scapito dei cittadini che, a suo dire, in più punti dovrebbero dotarsi di mezzi anfibi per evitare pediluvi fuori stagione. Va all'asta telematica il complesso immobiliare di Villa Materassuna, una struttura abbandonata da anni in uno dei luoghi più belli del Verbano. Villa Mater era una clinica privata fino agli anni 70, la proprietà è una società dichiarata fallita con il gruppo Palese. Da ormai 40 anni l'immobile è abbandonato, la base d'asta è di poco inferiore ai 2 milioni di euro. Le offerte potranno essere presentate tramite i portali internet per le aste giudiziarie tra il 16 novembre e il 18 dicembre.